Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Questa volta ho deciso di fare un video particolare, un video diverso. Diciamo che avevo già fatto questo genere di video tanto tempo fa, quando ho appena aperto il canale, e l'avevo fatto con mio fratello. Non so chi mi seguiva, diciamo. Negli anni, non so, 2018 mi sembra. Comunque c'era mio fratello che faceva i video insieme a me. E con mio fratello mangiavamo gli snack americani, gli snack giapponesi, eccetera. Avevamo fatto anche quei video lì che erano top. Cioè, non so adesso chi si ricorda e chi mi segue da tanto, per cui sono curiosa di sapere chi mi segue da tanto. Scrivetemelo qui sotto nei commenti se avete il coraggio, perché certi guardano i miei video ma non hanno il coraggio di lasciarmi un commentino qua sotto, perché non lo so, forse perché non vogliono lasciare un commentino, eccetera. Se ovviamente non volete, potete scrivermi anche in privato, non c'è problema, tanto io rispondo a tutti. E niente, per cui ho deciso di fare di nuovo questa tipologia di video provando gli snack giapponesi questa volta, che non li ho mai provati. Questa è una mystery box di snack giapponesi, perché dentro io non so che cosa c'è, per cui in poche parole lo vediamo insieme che snack ci sono dentro, scopriremo che cosa c'è dentro e li assaggeremo insieme. Farò un piccolo assaggio, vi dirò se sono buoni o no, e poi giustamente il resto lo mangerò piano piano nei giorni. Come vedete, la confezione si presenta così. Questa l'ho pagata 16 euro. Io pensavo che era molto più grande, dovrebbe essere da 100 grammi. Pensavo che era molto più grande dalla foto. Se riesco, ve la metto qua la foto. L'ho presa su Amazon, per cui se vi piace potete comprarla su Amazon. Non è una sponsorizzazione e neanche una collaborazione. L'ho comprata io e adesso li proviamo insieme. Però prima vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Lasciatemi un like e un commentino qua sotto se anche voi avete provato questi o volete comprarli su Amazon. Detto questo, iniziamo prima che poi parlo troppo e sto video dura l'eternità. Allora, lo apriamo insieme perché ho detto, devo fare questo video così almeno posso assaggiare. Ero curiosa. Allora, ci vuole la forbice, vediamo. No, non riesco ad aprirlo. Ci vuole la forbice. Meno male che ce l'ho vicino. Cioè, guardate che carino il packaging. Ha i capelli, se ne sembrano sparati come Caparezza. Cioè, non lo so io. Comunque, apriamo. In teoria le recensioni davano tutto positivo. Li prendiamo una alla volta, perché è una mystery box, giustamente. Prendiamo una volta e le assa. Ecco, ne ho già presi già due. Una mettiamo dentro. Non so quanti sono, dovrebbero essere, boh, 10. Boh, vediamo. Allora, ho trovato questo. No, che carino, una mini bottiglia. Allora, c'è scritto tutto giapponese, però più o meno dall'immagine sembra una fragola. Cioè, guardate, no, vabbè, è bellissima. Adesso l'assaggiamo. Ma è troppo bella. Spero che sono buoni anche. Questa la voglio tenere anche se è di plastica. Allora, l'odore sembra buono. Sembra fragola. Adesso la proviamo, la apriamo insieme. Sembra fragola. Sono queste palline. Adesso io mi devo sempre avvicinare perché da lontano non vedete. Vediamo. Comunque la bottiglietta è troppo carina, no? Tipo queste che non so se vedete.
sa di fragola. Sono dolcissime. Vediamo. Si sciolgono subito in bocca e si sente la fragola. Buona. Male. Sono buoni. Ovviamente non li finisco tutti, perché così almeno li faccio assaggiare anche il mio ragazzo, dato che lui le vuole anche assaggiare. Però è carina sta bottiglietta. Posso metterci anch'io qualcosa dentro. E niente, questo è promosso. Una bottiglietta con dentro tipo il gusto di fragola. Io a parte che come spiego io le cose, non le spiega nessuno. Poi andiamo avanti. Questo non so che cos'è, ma è azzurro. Ah, tipo lecca lecca. Fatto così. Che strane cose, ma è troppo. Se allora qui c'è dice do. Tutto in giapponese, vado a capire che cosa devi fare. Io lo apro. Facciamo prima, poi. Allora. Ah, ho capito. Vediamo. Cioè, praticamente, non so se è così, c'è questa polverina dentro e un ciupa ciupa. Che voi con il ciupa ciupa dovete, almeno da quello che ho capito, immergerlo bene, girarlo, sì, girarlo bene, metterlo e poi assaggiare, almeno in teoria, perché dall'immagine sembra così. Ora che uso il traduttore, ciao. Assaggiamo, facciamo prima. Questo è forte. No, all'inizio è forte, forse per la polverina. Devo far veloce comunque questo video perché sennò già 7 minuti è già tanto. Ah, dovete fare praticamente così e c'è questa polverina che mette dentro Mi sembra tipo la cicca. Ma non riesco a dirvi il gusto perché non riesco a capire che gusto è. Però, tipo cicca, sì, gusto di cicca. All'inizio è forte, però quando assaggiate il lecca lecca è buono, non è male. Comunque la devo smettere perché sennò. Adesso questo qua è aperto. Andiamo avanti perché se no, ciao. Peschiamo ancora. Questi sono. Boh. Non lo so cosa sono. Sono tipo di bastoncini. Non so se sono salati, ma adesso lo scopriremo. Questo è il packaging fatto così. Lo apriamo. Ripeto, è cinese, io non sono cinese, non so il cinese, per cui. Allora, sono questi tipo bastoncini. Che odore. Comunque, sono così. Ho paura di assaggiarli, dato che hanno un odore. Assaggiamo. Ah. Nell'immagine è cipolla, aglio, peperoni, un po' di tutto, più o meno, però non è che sono buoni questi, eh. Allora, i due li ho promossi, questo io me lo mangio perché giustamente il cibo non si spreca, poi con quello che l'ho pagato non mi piacciono. E sono anche un po' piccanti. Questi per me sono bocciati perché non mi piacciono tanto.
poi prendiamo il pesciolino. Questo dovrebbe sapere di cioccolato. Almeno, sembra cioccolato. Proviamo. Allora, non voglio rompere la confezione perché sono carine. Cioè, non è proprio confezione, ma vediamo. Che carino! Devo fare una foto perché è troppo. Sa di biscotto al cioccolato. Devo fare la foto prima che me lo mangio. Per cui facciamo la foto in diretta, così sapete come faccio le foto, così scatto veloce. Assaggiamo questo pesciolone dalla coda. Sì, tipo wafer al biscotto al cioccolato, più o meno, una via di mezzo. Buono, buono. Sì, ma poi le cose buone io alla fine me le mangio tutte. Comunque, questo è promosso, il pesciolino al cioccolato. Vado più veloce perché ci sono ancora altri. Poi, queste sono tipo delle caramelle, credo quelle frizzanti. Adesso non so bene, però è più o meno questo. Proviamo ad aprirli. Ovviamente non li mangio tutti perché sennò la panza si sente poi quando diventa. Sì, saranno questi. Sono praticamente delle pastiglie. Adesso aspettate che le faccio vedere meglio. Non so se le vedete. Queste pastiglie qua con tipo questi pezzettini che mettete insieme questi qua e dovrebbe fare almeno, non lo so se sono queste, proviamole. Sono quelli frizzanti che scoppiano. Voi dovete ovviamente non ingoiare, fare così e si sentono. Almeno non so se lo sentite perché quando monterò questo video lo saprò. Comunque si sente. Allora, scusate se lascio aperta la bocca, ma per farvi capire, cioè per farvi sentire il rumore. Questi li adoro, sono buoni. Questi promossi. Perché si sente. È perché adesso ne ho messi pochi. Però si sente. Sa di Coca-Cola. Adesso non mi viene il nome. Però sa di Coca-Cola. Buoni. Andiamo avanti. Allora, questo sembra un gelato alla fragola. Fatto così. Le istruzioni dicono di metterla nella vaschetta. Ma noi non abbiamo tempo da perdere. Per cui adesso provo a vedere. Non rompere la scatolina perché sennò non riesco poi a metterlo dentro. Allora, scopriremo. Faccio vedere il cono. Stava cadendo. I coni minuscoli e questa polverina qua. Io adesso
non posso dirvi. Il problema è che adesso c'è anche il cucchiaino minuscolo. E sono piccoli i coni. Il problema è che qua, almeno dall'immagine, dice di metterlo nella vaschetta, credo mettere l'acqua e poi metterlo sul cono. Solo che qua perdo tempo, per cui io direi di provare questa cosa nel vlog, che tanto sto finendo di registrare, e lo proverò in un vlog, perché se no qua ci mettiamo l'anno prossimo e poi devo vedere col traduttore se è quello che dico io, perché se faccio questa cosa, comunque vi dirò in un vlog se è buono e se diventa gelato e come si fa. Andiamo avanti veloce perché questo video sta durando fin troppo. Ci sono queste caramelle, non so che gusto, adesso le proviamo ad aprire, perché sono uno bianco e uno rosa, sono queste caramelle qua. Li proviamo. Non mi piacciono. Questo è bocciato. Non si sciolgono in bocca subito, ma anche questo forse fragola. Un miscuglio, perché non si capisce niente. Più o meno un po' un gusto di fragola, qualcosa si sente. Andiamo avanti che è meglio. Poi ci sono queste caramelle, credo uva, fatte così, dovrebbe essere uva, non lo so, proviamoli. Ovviamente uno, perché sto mangiando troppe schifezze, sono 10:30. Non ho fatto neanche colazione, per farvi capire. Ah, si apre. Adesso faccio cadere tutto, così. Poi c'è lo stuzzicadente, non so se lo vedete, che credo che dovete prendere con questo. Voi fate così e lo prendete. Ne assaggio una, sono fatti così. Sono molli. Hanno un gusto. Secondo me non è uva. Adesso non vi posso spiegare che gusto è, ma è un gusto che fa schifo. È una caramella. Ah no, adesso si sente l'uva. Però l'uva, quelle rosse, quelle che a me non piacciono. No, non quelle rosse, quelle viola. Io i colori. No, è bocciato. Questo qua. Questo è bocciato. Io non lo mangio. È di sicuro. Cioè, non lo mangio in senso, devo per forza finirlo se il mio ragazzo non lo vuole. Devo per forza finirlo perché le cose non si buttano. Andiamo avanti con Pandoro al melone. Carino. Proviamo a vedere. Almeno questo per tirarmi via il gusto. Ah, questo è proprio intero. Che carino. Che odore. Che carino. Guarda. No, devo metterlo. Poi le metterò su Instagram, per cui foto, facciamo così, e poi le vedete su Instagram. Io in diretta faccio le foto, ma sì.
Comunque, assaggiamolo, vediamo se sa di melone, limone. Ha un biscotto, sa di melone, però non melone col gusto che abbiamo noi, ma l'avevo già assaggiato all'estero, il melone che hanno proprio loro. E, si sente la differenza, però è buono, sa di melone. Ovviamente un assaggino piccolino perché se no qua va a finire che starò male. Andiamo avanti, vediamo più veloce. Ah no, ce n'è solo uno, mi sembra. Sì, abbiamo solo il pacchetto è finito. Abbiamo solo questo. Questo che cos'è? Ah, qua ti dice, forse, praticamente le caramelle, gli snack, che cosa sono? Adesso lo vediamo insieme, però prima assaggiamo l'ultimo che è questo, che è praticamente quelle caramelle lunghe che mangiavo io quando ero piccola, andavo all'oratorio e mangiavo queste caramelle qua. Non mi viene il nome. Comunque, assaggiamo queste qua, che è l'ultimo, dopo che il video è durato l'eternità e oltre, solo per assaggiare neanche 16 snack. Mi assaggio un pezzettino, perché dopo che ho assaggiato tutte queste cose, tranne uno che... è così, arcobaleno. Allora, all'inizio sembra buono e poi ho i colori, sì, i colori, i gusti che si mischiano. Non si capisce che gusto è, però non mi piace. Meno male che è solo una, ma non mi piace. È tipo arancia, mandarino, un miscuglio. Comunque i gusti più o meno sono questi, tipo arancia. E questo era l'ultimo, che all'inizio siamo andati bene, che erano buoni, e poi siamo finiti proprio bassi, che fanno un po' schifo. Allora, qua mi dice, quello con il gelato è nericchio, soft strawberry, flavor. Vuol dire che è al gelato alla fragola. Beh, però mi è andata bene tutti alla fragola. Poi abbiamo il mini bottiglia rumune. Non lo so. Poi il pandoro al melone, quello all'orsetto. Pacchi pacchi panic cola, quello che scoppietta, quella la Coca-Cola. Poi la soda. Quello con il lecca lecca. Il pesce si chiama Tai Puku Puku Kuk, vabbè, qualcosa del genere. E poi c'è il mini monster, che è quello che abbiamo mangiato l'ultimo. Il barbecue, quelli bastoncini lunghi che non mi piacevano. E i mochi. Ah, sono mochi. Mochi, non so come si dice, all'uva, però vi assicuro che quelli originali con questi qua sono un'altra cosa e non mi sono piaciuti. Per cui diciamo che questi qua sono 10 snack, ma non tutti mi piacciono. Per cui questi sono gli snack. Allora, si chiama Sushi Candy. Io adesso vi do una recensione, vi dico la mia veloce, tranne quello che non abbiamo provato, questo qua che lo proverò in un vlog. Allora, per 16 euro io questo non ve lo consiglio perché certe cose non sono tanto buone, poi dipende dai gusti anche degli altri, però vi assicuro che non...
mi aspettavo più dolci e più cose buone. Invece, non ne, cioè, almeno secondo me, non ne vale la pena spendere 16 euro per un pacchettino di 10 snack che non sono il massimo. Io non so le recensioni, se erano state pagate, eccetera, ma vi assicuro che quello che ho assaggiato io non è il massimo per spendere 16 euro. Quando ho fatto il video con mio fratello, tanto tempo fa, ho preso una scatola enorme con gli snack americani, chi se lo ricorda lo sa, che erano strabuoni. Infatti c'era anche la Coca Fanta, era praticamente strabuona. E vi assicuro che quello lì era molto più buono a confronto di questo, e l'altro l'avevo pagato di meno. Solo che adesso non lo trovo più, il sito, quello che ho comprato con mio fratello, ma era più buono quello che questi qua. Comunque io non ve lo consiglio. Allora, io direi di chiudere questo video perché è durato anche fin troppo, solo per 10 snack. Scusate, ma non riesco a capire il motivo, anche perché ho parlato anche di meno e ho cercato di fare veloce a mangiare questi snack. Ovviamente piano piano li finirò con calma, adesso vedrò di farli assaggiare anche il mio ragazzo, vedere se gli piacciono anche lui. E niente, io direi che chiudo qua, smetto di parlare perché sennò 30 minuti è anche già fin troppo. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua sotto in un commento e un like, io ovviamente guardo e farò la seconda parte di questo. Ovviamente proverò quelli americani, non proverò quelli giapponesi, farò un po' un po'. E niente, se conoscete qualche sito per far sì che io compro e assaggio questi snack strani dell'estero, fatemi sapere dove posso acquistare, così almeno posso continuare a fare queste parti se ovviamente piacciono. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, seguitemi su Instagram, che lì scoprirete prima le cose che metterò su YouTube. Ciao e al prossimo video!